è un'altra startup. Raccontiamola a chi ci sta seguendo. Allora, NeuronGuard è una startup di base a Modena che sta sviluppando un dispositivo medico per il trattamento di ictus, arresto cardiaco e trauma cranico direttamente sul luogo dell'evento. Il dispositivo si basa su ipotermia terapeutica perché il concetto è quello di abbassare la temperatura cerebrale al di sotto dei 37 gradi centigradi per riuscire a salvare quanto più patrimonio di neuroni possibili. Il dispositivo è un collare refrigerante che è accompagnato da un'unità di controllo esterna. Questo dispositivo verrà posizionato in una fase di sviluppo, abbiamo appena terminato la fase preclinica, e verrà posizionato in tutte le ambulanze. Ma la nostra vision è quella di creare, fare in modo che ci sia un kit NeuronGuard in tutti i luoghi pubblici, così come il defibrillatore automatico esterno, per cui diventare il prossimo presidio medico per il trattamento in emergenza del danno cerebrale acuto. Flavio. Innovazioni come questa colpiscono veramente, anche perché apportano un estremo valore aggiunto a quella che è la qualità della vita di tutti noi. E rimarco un'altra cosa, è un'innovazione completamente italiana, perché nasce da un'idea italiana e viene sviluppata interamente in Italia. Infatti ho detto, non a caso ho detto Modena, noi siamo nel bel mezzo del distretto biomedicale di Mirandola, il polo di eccellenza per il biomedicale, primo in Europa e secondo al mondo. È tutta italiana per ora e puntiamo proprio a mantenerla italiana questa eccellenza, sfruttando le competenze, le sinergie delle aziende che ci sono appunto in loco. Io leggo tantissimi premi vinti. Sì, finora NeuronGuard è nata nel 2013, da allora è vero abbiamo ottenuto diversi riconoscimenti nazionali e internazionali, ma diciamo che premio Marzotto nella categoria dall'idea all'impresa, Unicredit Startup, l'Intel prima in Europa e poi negli Stati Uniti l'ultima, e per la categoria appunto Internet of Things and Hardware è l'ultimo riconoscimento che abbiamo ottenuto. Quello ci ha fatto molto onore, da lì è partita un po' la nostra storia, perché lì ci siamo confrontati con il mondo dei VC, soprattutto americani della Silicon Valley, e quello che ci hanno consigliato è stato proprio questo: restate in Italia perché l'eccellenza medicale che avete in Italia non è presente negli altri paesi. Sì, siamo dei vostri competitors, però sfruttate quello che avete a vostra disposizione.